Nella finale disputata al Corona di Rio Negro, Loraziana Venosa si impone con un punteggio all'inglese su un buon oppido, conquistando la Coppa Italia di promozione intitolata al compianto professor Mauro Tartaglia. La partita non è stata proprio spettacolare, ma allo stesso tempo è stata molto vivace, con le due squadre che si sono affrontate con impegno e sano agonismo. Decisamente meglio il Venosa, che ha meritato la vittoria, ma onore all'oppido per essersi battuto con onore al cospetto dei più quotati avversari, uscendo dal campo a testa alta. Magnello e Lomuscio si affidano entrambi al 4-3-3, nonostante qualche defezione su ambo i fronti. La gara è vivace già dalle prime battute iniziali e dal sesto minuto si vede l'oppido con un'azione di ripartenza sulla destra di Di Benedetto, che smarca in aria Paolucci, che a tu per tu con Cilumbriello calcia di poco fuori alla destra di quest'ultimo. Al primo vero affondo, però, il Venosa passa in vantaggio al nono minuto con Lomuscio, che dai 30 metri da destra lascia partire una parabola che inganna il portiere e si deposita nel 7 alla sua destra. L'oppido tenta di scuotersi e al 13° minuto Muscillo da destra serve in aria Benedetto, che tenta un pallonetto che si perde di poco fuori sul palo opposto. Il Venosa si vede al 23° con una punizione da sinistra di Minutiello che Villa blocca. L'oppido si vede al 28° e al 30°, quando prima Provenzale, ricevuto un servizio da sinistra di Muscillo, manda alto da buona posizione e poi con Paolucci che viene anticipato da Cilumbriello in uscita. Al 31° azione insistita venosina con Lomuscio che dalla linea di fondo destra dell'area mette al centro per Minutiello che calcia di poco fuori alla sinistra di Villa. Ancora il Venosa ci prova al 42° con un tiro dalla distanza di Gaggiano di poco alto, mentre l'Oppido ci prova al 43° con un tiro dal limite di Paolucci, che va di poco fuori alla destra di Cilumbriello. Nella ripresa al quarto minuto, Venosini pericolosi con Salcino, che favorito da uno svarione di Gioiello entra in area, ma non riesce a superare Villa. Il Venosa ci riprova al 10° minuto con un tiro a giro dal limite di sinistro di Gaggiano che sfiora l'incrocio opposto e al 16° con un tiro dal limite di Minutiello che non inquadra lo specchio della porta. Azioni che fanno da preludio al raddoppio venosino che arriva al 27° quando Minutiello riceve un servizio di Lotumolo da sinistra, ma da due passi fa sua la sfera e insacca. Il Venosa è scatenato e sfiora il tris al 30° minuto quando Lotumolo da sinistra serve in aria Minutiello, che da due passi sfiora il palo alla destra di Villa e al 45° con Lotumolo che, lanciato da Caggiano, entra in aria ma il suo tiro è rimpallato in corner. Al fischio finale del bravo arbitro Menta, la festa dei tifosi venosini può avere inizio.